Ciao ragazze, allora non vi spaventate, non mi hanno morsa, non è successo nulla. E niente, non mi perdo in chiacchiere perché penso avrete già visto dal titolo e della mia faccia che video è. E sono qui per proporvi questo trucco barra questo tutorial. Stavolta lo posso chiamare tutorial perché me la cavicchio, non dico che me la cavo, ma me la cavicchio. E questa è una cosa che già avevo fatto l'anno scorso, qui era piaciuto a tutti quelli che ho incontrato, anzi molte persone mi hanno chiesto consigli su come farla, quindi è una cosa che non a mio parere ma a parere un po' di tutti mi è riuscita, quindi ho deciso di proporvela. E come vedete questo squarcio che io ho sporcato, insanguinato, ho fatto tutte le torture possibili e immaginabili, quindi niente, vi sto proponendo un trucco da zombie, pseudo zombie, zombie sporco, zombie che è appena resuscitato dal terreno, dalla terra dei morti, quindi sì, va bene, lasciamo stare i miei film mentali. Comunque niente, come vedete ci sono dei piccoli particolari che comunque durante il video vi spiego, come ad esempio la pelle qui rialzata e diverse venature che adesso voi non vedete, ci provo ma non le vedrete. Comunque qui, ecco, qui ci sono delle piccole venature che io ho fatto con dei fazzoletti e poi le ho ripassate con la matita nera, quindi per metterle ancora di più risalto. Quindi niente, io spero che vi piaccia. E una cosa importantissima, avrei dovuto avere una lentina bianca perché questo trucco secondo me rende ancora di più se avete un occhio bianco, quindi se avete la lentina bianca, verde, gialla, rossa, insomma di un colore un po' strambo, un colore da zombie, mettetela perché fa il suo effetto. Forse questo squarcio senza la lentina non è la stessa cosa, quindi se l'avete mettetela. Io purtroppo ho provato a metterla, ma ho dimenticato di metterla prima di registrare il video, quindi metterla adesso con tutto questo ambaradan di sangue non è proprio la migliore delle idee. Ci ho provato, perché ovviamente io in verità ci provo a fare le cose, ma ho combinato un casino e ho dovuto rifare dei passaggi, quindi niente, io non ve lo faccio vedere, però se avete la lentina mettetela assolutamente. E niente, io non mi perdo in ulteriori chiacchiere, niente, troverete nel titolo l'hashtag HelloTube dovrebbe essere. E niente, io spero che vi piaccia, spero che lo rifarete, se lo rifate mi raccomando fate una foto e mandatemela su YouTube, su Facebook, su Instagram, dove volete, basta che me lo fate vedere, mi farebbe molto 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 piacere. Quindi niente, io vi lascio il tutorial, non mi perdo in chiacchiere perché la batteria mi sta abbandonando. Un bacio, spero vi piaccia il mio trucco, ce ne sarà un altro però non diciamo niente. E niente ragazze, buon Halloween a tutte e insomma divertitevi e spaventate chi volete. Ciao! Ok, iniziamo subito come sempre. Iniziamo con un passaggio che è il più noioso, il meno divertente di tutti. Praticamente dovete prendere un fazzolettino, uno tipo di quelli della marca Tempo, insomma quelli che potete sfilettare, perché ci serviranno i fazzoletti sottilissimi, insomma. Prendiamo poi la colla, questa è la Vinaville praticamente, solo che questa è della marca Giotto. E fate una cosa, prima provatela sul polso e lasciatela tipo per un'ora, due ore, quanto potete, per vedere se vi fa infezione, se comunque reagisce con la vostra pelle. E io appunto l'ho provato e non ha avuto alcun tipo di effetto sulla mia pelle, quindi utilizzerò la colla vinilica. Se a voi fa reazione, potete usare la colla per ciglia finta, oppure se avete paura, insomma, potete anche usare la colla per ciglia finte, però sarà un passaggio molto più costoso, perché ovviamente vi servirà più colla per le ciglia finte. Poi prendete i fazzolettini che abbiamo sfilettato e li fate sottilissimi, prendete delle striscette, insomma, e andate a formare con la colla, piano piano, la forma del vostro squarcio, quindi andrete ad incollare il pezzetto di fazzoletto dove volete che il vostro squarcio finisca o inizi, insomma dipende da come vedete la situazione. Comunque cercate di fare la forma che più vi piace, anche perché poi non potrete cambiarla più. E niente, che vi stavo dicendo, sì, il fatto della colla, ovviamente se usate la colla per ciglia finte sicuramente vi verrà, insomma la consumerete presto, insomma, perché comunque di solito la colla per ciglia finte è piccolina, quindi
vi servirà tanto prodotto, ecco, questo sto cercando di dirvi, se ci riesco magari. E niente, tutto qui. Non è un passaggio chissà quanto difficile, come vedete l'ho fatto in pochi secondi, in pochi minuti, insomma. Si fa abbastanza velocemente. Cercate di mettere tanta colla in questo passaggio, perché se vi si dovesse staccare durante la giornata è più difficile andarla a rincollare, perché appunto una volta che il trucco è completamente finito, il fazzoletto sarà ricoperto di fondotinta, di colore, quindi ovviamente se voi andate a mettere altra colla vi trasportate via il colore, il fondotinta, quindi non è proprio la migliore delle ipotesi. Quindi incollatelo per bene adesso, all'inizio, così state tranquille per tutta la giornata. Come vedete io addirittura sto passando un ulteriore strato di colla sopra i fazzoletti, e consiglio vivamente di farlo, perché in questo modo i fazzoletti staranno particolarmente fermi e appunto evitate che si muovano, che si stacchino. Quindi state attenti in questo passaggio, perché come si suol dire, meglio fare le cose fin dall'inizio in modo tale da non doverle rifare dopo. Quindi state molto attente. E niente, continuate così fino a quando non avete ricoperto tutto il vostro fazzoletto. Subito dopo andate a prendere la colla col dito, col pennello, come volete, e andate a colorare l'interno del vostro squarcio, perché poi dovrete appiccicare sopra un pezzettino di fazzoletto e come vedrete si vanno a formare naturalmente delle piccole venuzze, e sono quelle che hanno reso poi il trucco più verosimile, ecco. Praticamente più è sottile lo strato del fazzolettino, più queste venuzze si andranno a formare. Quindi mi raccomando, cercate di farlo, di dividere il fazzoletto in più parti possibile. In più parti possibili, l'italiano non è un'opinione. E niente, fate così anche coprendo il sopracciglio, così appunto lo renderete molto più verosimile. Vedete, mi raccomando, coprite tutto lo spazio che potete coprire. E non vi preoccupate se non siete precisissime. La pelle squarciata non è mai precisa, ecco, quindi state tranquille. Fatelo come più vi viene bene, ecco, non importa. E se potete appunto ricoprite anche questo strato con la colla, così sarà ben solido, comunque anche qui non vi si staccherà durante la giornata. Se qualcuno di voi ha mai seguito Art Attack lo saprà che la colla Vinavil insieme ai fazzoletti poi solidifica, quindi avrete una struttura solida. Ora qui ho fatto quel gesto perché avevo passato il fondotinta ma non aveva ripreso la videocamera, quindi vi sto facendo rivedere il passaggio. Insomma, dovete tranquillamente prendere il vostro fondotinta e passarlo sopra il fazzoletto, appunto per renderlo dello stesso colore della vostra pelle. Siate precise ovviamente qui, perché non ci devono essere parti bianche. E poi con una pinzetta qualsiasi, io ho preso questa qui di Essence, praticamente andate piano piano piano, con delicatezza, senza tirarvi via tutto il fazzolettino, perché è il rischio che si può correre. Insomma, iniziate a staccare piano piano i bordi, così come sto facendo io. E mi raccomando, state attente, perché se lo staccate troppo rischiate di staccare proprio tutto il fazzoletto, e quindi rischiate insomma di portarvi via proprio tutto quello che avete fatto finora. Quindi state molto attente, dovete staccarlo piano piano, piccoli pezzettini alla volta, in modo tale appunto da non rischiare di rovinare tutto, ecco. Nel frattempo, ragazze, ne approfitto per salutare due di voi. Voglio salutare Beata Tu e Dana, quindi un bacio a tutte e due ragazze, e niente, continuiamo con il nostro video. Staccatelo pianissimo anche qui ai lati del naso, anzi al lato del naso, perché siamo appunto da un lato solo. E adesso andate a incipriare bene tutto, mi raccomando, dovete incipriare per forza, perché il fondotinta in questo modo rimarrà fermo lì dov'è.
Questo passaggio appunto è molto importante. Una volta fatto questo, andate a prendere un colore nero. Io l'ho preso da questa palette dei 120 colori, però fidatevi di me, cercate di prendere i colori più scriventi che avete perché vi servono particolarmente, cioè dovete rendere l'idea di uno squarcio che è sporco, infossato, insomma dovete dare l'idea di una ferita, quindi comunque deve essere un colore abbastanza coprente. Io purtroppo non li ho così coprenti, soprattutto il colore rosso, quello che sto prendendo in questo esatto momento. Mi raccomando, vi serviranno il nero, il rosso e il viola. Li dovrete andare a mischiare. Io adesso, dopo aver applicato il nero, metto un po' di rosso. E fate una cosa importante che io appunto farò, ecco adesso. Prendete prima un colore in crema, cioè se avete un blush di colore rosso in crema, applicatelo, oppure se avete un rossetto rosso, lo prendete con le dita e lo andate ad applicare su tutta la ferita. E una volta applicato il rosso in crema, andrete ad applicare il rosso in polvere, insomma. Fate questo giochetto, prima la crema e poi la polvere, in questo modo durerà sicuramente molto di più. Ecco, io col pennello sto andando a ripassare il rosso e mischiato col viola, si vede che ho aggiunto un po' di viola. Adesso prendete questa matita nera e la andate a passare ai bordi, praticamente sotto la pelle rialzata. In questo modo avrete un effetto di profondità che a me piace tantissimo, cioè il trucco senza questo passaggio secondo me non è la stessa cosa. Io qua ho preso un eyeliner per dare, insomma, perché, insomma, mi piaceva di più con l'eyeliner, è più nero. E una volta che avete applicato il nero sotto la pelle rialzata, l'ho andata a sfumare con le dita, così come sto facendo io in questo momento. E con la matita nera, io in realtà ho dimenticato di farvelo vedere, ma la matita nera la dovete passare delicatamente anche sulle venature, sulle venuzze che avete creato col fazzolettino. Adesso sono andata a riprendere il nero e praticamente sto andando ad applicarlo sulla palpebra mobile fissa, sotto, insomma, sotto l'occhio per andare a formare una sorta di occhiaia. Quindi ricoprite tutto lo spazio di pelle che è rimasto fuori dal fazzoletto, praticamente. Fondamentalmente è questo quello che dovete fare, ricoprire gli spazi vuoti. E andate a prendere un matitone rosso, io ho preso questo qui, lo avevo per le labbra, quindi ho utilizzato questo. E andate a colorare di rosso sia la palpebra mobile sia la rima inferiore dell'occhio. Se avete una matita rossa proprio fatta apposta da mettere dentro l'occhio, meglio ancora, mettetelo nella rima interna. Così darà tipo l'effetto di occhio malato, occhio sanguinante, ecco, quindi è un bel effetto. E già con questo gioco di colori abbiamo una ferita che sembra molto realistica. Adesso io sono andata a prendere un pennello da sfumatura per occhi e sono andata a prendere il colore rosso per intensificare le parti che mi interessano. Mi raccomando ragazze, con la matita nera coloratele le venuzze, in questo modo viene ancora più realistico perché andrete a dare profondità a quelle che sono le venuzze, della pelle strappata via, ecco. Non so se riesco a spiegarmi quando parlo, ma il concetto è questo. Prendete il sangue finto, qualsiasi marca, qualsiasi tipo, non importa, e veramente sbizzarritevi. Io non ho nulla da dirvi, non ho nessuna regola da darvi per mettere il sangue finto. Mettetelo dove vi piace di più. Io consiglio vivamente di metterlo dove abbiamo applicato la matita nera, quindi dove abbiamo dato l'effetto di profondità, perché è da lì che la pelle si è strappata via, quindi teoricamente lì dovrebbe uscire più sangue. Quindi mettetelo ai bordi del vostro squarcio e poi mettetelo dove volete, veramente dove volete, sotto l'occhio, così darà l'effetto di occhio che ha iniziato a sanguinare. Quindi dove avete applicato la matita rossa andate a mettere anche il sangue finto. In questo modo sarà molto più realistico, ecco, la parola del giorno è realistico. E niente, io l'ho applicato con questo manico del pennello, voi potete applicarlo come volete. Vi sconsiglio le dita perché... Allora, se non dovete applicare il sangue finto da nessun'altra parte, vi sconsiglio le dita perché un po' macchia. Però, appunto, siccome io in questo trucco lo applicherò anche sul collo, sarò costretta ad utilizzare le dita. Ma vabbè, se voi potete, evitatelo. Niente, ora mi sto un po' zitta e vi lascio, insomma, alla realizzazione. Ecco, adesso l'ho preso con le dita perché dovevo fare questa sorta di... come
come dire, questa sorta di macchia grande di sangue. Cioè, ho fatto tipo in modo come ho immaginato che mi avessero strappato via la pelle, quindi ho immaginato le dita di una mano. Mettetele ai lati della bocca, insomma, date, veramente mettetelo dove volete, date l'effetto di una ferita coi fiocchi, ecco. Come vedete è molto realistico, a me piace tantissimo. Appunto, l'ho fatto per la seconda volta, quindi immaginate un po' voi. E nel frattempo, se ci avete fatto caso, ho anche sporcato l'intero viso di ombretto nero. Se le avete, mi raccomando, applicate le lentine. Io non le ho applicate perché, appunto, ve l'ho spiegato nell'introduzione. E niente, ragazze, questo è tutto. Scusate se ho parlato veloce, però, appunto, il video durava veramente tanto ai livelli dei miei video parlati, quindi si raggiungeva la mezz'ora. Quindi ho cercato di prendere gli spezzoni di video e farli velocissimi, e quindi di conseguenza ho dovuto parlare in modo veloce. Quindi niente, io spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazze.